Pace e bene a voi qui presenti e a tutti coloro che sono in collegamento via internet. Iniziamo le letture di San Francesco Saverio, iniziamo con il canto Innalzate nei cieli. Innalzate nei cieli lo sguardo, la salvezza di Dio è vicina. Risvegliate nel cuore l'attesa per accogliere il Re della gloria. Vieni Gesù, vieni Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cielo. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi amici del canale YouTube, buon 3 dicembre. Oggi la Chiesa ricorda San Francesco Saverio, sacerdote. Iniziamo allora tutti insieme questo momento di preghiera ringraziando il Signore per il dono di questo santo. Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa. Ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Insieme. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Genti tutte, lodate il Signore. Popoli tutti, cantate la sua lode. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Alleluia, 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 alleluia. Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Alleluia, 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 alleluia. Dal Vangelo di Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro
e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Lode a te, o Cristo. Il Vangelo di oggi, il Vangelo di Marco, ci fa capire ancora una volta l'importanza che noi dobbiamo dare al fatto di annunciare il Vangelo. Il Vangelo, carissimi, per noi è tutto perché è la parola che ci ha salvato. Gesù è venuto nel mondo per annunciare questa parola di salvezza e noi dobbiamo davvero credere, carissimi, che questo Vangelo sia davvero quella parola di salvezza che ha salvato tutta la terra. Se noi siamo stati salvati, è grazie al Vangelo e a Cristo Gesù. E Gesù non solo questo compito lo dà agli undici, ma lo dà anche a ognuno di noi. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Se noi davvero vogliamo essere veri figli di Dio e se vogliamo davvero ricevere la salvezza da parte di Dio Padre, dobbiamo davvero credere nel Vangelo, unica parola che veramente ci salverà. Il Signore Gesù ce l'ha detto tante volte. Chi avrà? Sarete odiati tutti, sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Se veramente noi crediamo davvero che Gesù è il Figlio di Dio, in questo mondo verremo sempre visti come persone particolari. Potrà anche capitare che noi verremo magari anche derisi per il fatto che noi seguiamo il Vangelo, ma se noi in ogni momento della nostra vita crediamo nel Vangelo e crediamo in Gesù Cristo, noi saremo salvati. Perché come ha detto Gesù, chi avrà perseverato in me fino alla fine sarà salvato. Allora mettiamo in pratica, carissimi, quello che il Signore ci ha insegnato e chiediamo davvero al Signore che ogni giorno ci doni quella fede e quel coraggio di poter annunciare in tutto il mondo il Vangelo, sapendo che Egli è con noi e se Lui è con noi non temeremo mai alcun male, perché Egli ci libererà da ogni nostro nemico. È iniziato anche da 2 giorni il tempo di avvento, quindi è anche un tempo importante questo qui, perché noi in questo tempo stiamo aspettando e ci stiamo preparando per poter accogliere Gesù Cristo in persona. E allora io credo che davvero questa frase che ha detto Gesù, andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura, io credo che davvero sia fondamentale soprattutto farlo adesso, per preparare la gente ad accogliere il per preparare la gente in maniera tale che tutti noi possiamo accogliere degnamente su questa terra la nascita del Signore. E allora, in ogni momento crediamo nel Vangelo, diffondiamo il Vangelo in ogni creatura e prepariamo i nostri cuori per poter incontrare Gesù in ogni giorno della nostra vita e soprattutto in questo tempo di avvento prepariamo il nostro cuore per il santo giorno di Natale quando Gesù nascerà. Viva Gesù, viva la Chiesa! Grazie a tutti per la vostra partecipazione. Vi do ora i prossimi appuntamenti di preghiera, che saranno i seguenti. Venerdì prossimo, 6 dicembre, alle ore 11, le letture di San Nicola. Sabato 7 dicembre, alle ore 18, le letture di Sant'Ambrogio. 8 dicembre, normalmente, è la solennità dell'Immacolata Concezione. Però, siccome quest'anno cade di domenica, la Chiesa ha pensato di spostare questa solennità il 9, quindi il lunedì successivo,
Pertanto, i momenti di preghiera saranno 8 dicembre alle ore 11 le letture domenicali, 9 dicembre alle ore 11 e 18 letture solenni dell'Immacolata Concezione. A seguire, 13 dicembre alle ore 11 letture di Santa Lucia. Concludiamo questo momento di preghiera, lo concludiamo con il canto Ti esalto, Dio mio re. Ti esalto, Dio mio re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti. Alleluia. Il Signore è degno di ogni lode, non si può misurare la sua grandezza. Ogni vivente proclama la sua gloria, la sua opera in giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti. Alleluia. Buona giornata a tutti voi.